Il Museo Archeologico della Valle Sabbia di Gavardo è il tipico museo nato da un'associazione culturale nata nel 1954, che ha iniziato a indagare sul territorio, prima attratta dalla paleontologia e poi dall'archeologia, e che ha iniziato a sentire il bisogno di avere un museo per poi esporre i materiali frutto delle proprie ricerche. Questo nucleo di materiale iniziale si è poi arricchito dal frutto di ricerche di studiosi di università anche straniere, di sovrintendenze, e alla fine praticamente ne è nato un quadro completo della storia del popolamento umano della valle del fiume Chiese e del Garda occidentale dal Paleolitico medio fino all'Alto Medioevo. Ci sono dei siti molto importanti come Monte Covolo, un sito durato più di un millennio all'imbocco della valle, oppure praticamente della palafitta del Lucone di Polpenazze, tutt'oggi in corso di scavo da parte del museo, un sito di importanza notevole che ha restituito moltissimi dati sia per quanto riguarda l'antica alimentazione, sia per quanto riguarda i materiali in sostanze deperibili. Il visitatore, attraverso le sale del museo, può percorrere la lunga storia dell'uomo, partendo appunto dal Paleolitico fino ad arrivare ai santuari dell'età del ferro che costellavano i boschi della valle, dove avvenivano dei falò rituali, fino ad arrivare poi all'importante necropoli di Salò, dove si può vedere il progressivo assumere di costumi romani da parte di popolazione che nasceva dal substrato locale di tipo celtico, di tipo retico.